Eccoci, buonasera. Buonasera a tutti. È vero che sono le 3 di pomeriggio, ma col buio che c'è qua, buonasera mi sembrava adeguato. Grazie per essere a Torino all'Italian Tech Week. Non sarà il primo incontro a cui partecipate oggi. Ora, per i prossimi 50 minuti, parliamo di costruire. Durante la pandemia, molti di voi l'avranno letto, Mark Andreessen scrisse un post sull'importanza di costruire, no? Perché la pandemia ci aveva colpito, pensavamo tutti al senso della vita in qualche modo, e quindi anche forse il più famoso dei venture capitalists si chiese ma davvero cosa stiamo facendo, no? Quante teste della nostra generazione stanno solo rincorrendo click e vendendo pubblicità e quanto invece stiamo costruendo. Oggi parliamo proprio di costruire il panel che mi hanno invitato a moderare, si chiama Manufacturing 4.0 e andiamo a costruire teste, robot e anche aziende. Quindi invito subito sul palco i miei ospiti, che sono Stefano Micelli, docente di Ca' Foscari e esperto anche di formazione ITS, grazie. Claudia Pink, sì, grazie, grazie. Gli applausi non diciamo mai di no. Claudia Pingue di CDP Venture Capital, benvenuta. E Stefano La Rovere di Amazon, che è uno dei tanti italiani nell'enorme comunità di Amazon. Hai una qualifica così lunga che la risparmio, però è uno che costruisce i robot alla fine, no? Cioè, se devo dirla così, è vero, e dopo scendiamo nel dettaglio. Quindi sul palco abbiamo 3 persone diverse che costruiscono cose diverse. Chi costruisce persone, carriere, formazione, chi costruisce imprese come CDP, chi costruisce robot che poi devono far lavorare meglio i vostri lavoratori e quindi insomma tutto il processo logistico molto complesso che Amazon deve gestire. Quindi torno alla domanda di Mark Andreessen, che cosa stiamo costruendo? E parto dalla costruzione dei robot, così spieghi meglio anche la tua qualifica, Stefano. In che modo state costruendo e in che modo costruire i robot ha un impatto sulla nostra economia? Innanzitutto parto con lo spiegare il mio titolo complicatissimo, Esatto. che è Robotics Advanced Technology. Come dice il nome stesso, quello che facciamo è sviluppare nuove tecnologie nell'ambito meccatronico, quindi sistemi hardware, software integrati, con l'obiettivo di migliorare le condizioni lavorative per i nostri dipendenti e aumentare gli standard di sicurezza e di ergonomia, oltre che migliorare i nostri processi in termini di efficienza e di produttività. Parliamo di tecnologie di vario tipo, dalla cella robotica a sistemi di movimentazione a guida automatica, a sistemi di impacchettamento automatizzati. Tutte queste tecnologie hanno in comune il fatto di essere al servizio dell'uomo, di creare un ecosistema che potremmo chiamare di autonomia collaborativa e assistita, in cui le tecnologie aiutano l'uomo nelle loro mansioni quotidiane, facendo le attività più ripetitive e lasciando all'uomo invece le attività più complesse. E sono orgoglioso, anzi, di poter dire che c'è il nostro team dietro l'annuncio che c'è stato proprio questa mattina, dell'investimento da parte di Amazon di più di 400 milioni di euro in ricerca e sviluppo in nuove tecnologie negli scorsi 3 anni in Europa, per implementare più di 550 nuove tecnologie negli oltre 70 centri di distribuzione Amazon europei. E pensare che qualche anno fa il mio team neanche esisteva. Il mio team è nato per creare, proprio con la missione di creare queste tecnologie a servizio dell'uomo, ed è un team che ha il suo cuore, fra l'altro, qui vicino, a Vercelli, dove abbiamo implementato quello che noi chiamiamo l'Amazon Operations Innovation Lab, che è un laboratorio di ricerca e sviluppo europeo,
in cui abbiamo professionalità che vengono da tutto il mondo, negli ambiti più disparati, dall'ingegnere meccanico, di elettrico, di automazione, insomma tutte queste attività, tutti questi lavori per creare tecnologie per aiutare i nostri dipendenti. Ecco, al di là che hai citato Vercelli, se no l'avrei fatto io, perché in effetti la vostra presenza a Vercelli è nota, ma la dimensione e anche il peso che ha poi nel diffondere le idee che vengono testate lì in tutta Europa non è ancora così noto, se te lo dico da operatore dell'informazione, insomma. In quello che descrivi, in un certo modo siamo in una... Questa è una vecchia fabbrica, lo sapete, no? Si chiama OGR perché sta per Officine Grandi Riparazioni, no? E cosa vuol dire riparare? Vuol dire anche, sì, qua riparavano i treni, ma anche inventare nuove cose per nuovi strumenti per andare a migliorare dei processi. Hai citato una serie di professionalità nel raccontare il lavoro che fate a Vercelli e non solo. Quanto è facile trovarli? Bella domanda. Diciamo che la formazione delle professionalità è fondamentale, è un volano essenziale per sostenere l'attività e accelerare le attività logistiche. E per questo motivo noi lavoriamo sia internamente per creare queste professionalità e per creare competenze. Ad esempio, ogni volta che introduciamo una nuova tecnologia, creiamo anche tutto un pacchetto di training, di formazione per insegnare e fornire ai nostri dipendenti le conoscenze necessarie per utilizzare o manutenere la macchina. Abbiamo anche un altro programma che si chiama Amazon Career Choice, che finanzia fino al 95% dei costi di corsi anche riconosciuti a livello nazionale, di ingegneria, robotica, informatica, che i nostri dipendenti possono usare per acquisire nuove competenze. Ma lavoriamo ovviamente anche con il tessuto dell'educazione universitaria, scolastica, di cui il professor Micelli poi potrà spiegare molto meglio. È fondamentale l'importanza e il collegamento con università, centri di ricerca e anche con gli ITS, gli istituti tecnici superiori, che appunto il professor Micelli spiegherà molto meglio di me. Sì, degli ITS abbiamo sentito parlare forse un po' più del solito di recente, perché diciamo il mismatch, la carenza di alcune professionalità diciamo per tanti anni è stata relegata nelle pagine economiche dei giornali, no? E quindi la leggevano gli addetti ai lavori. Ora che è diventato un fenomeno che andiamo a vedere anche, come dire, in realtà meno oscure di un magazzino o di una fabbrica, ce ne rendiamo più conto. Professore, il lavoro che fate voi è ancora più complicato, perché alla fine il lavoro che fa Stefano è: realizzo un robot, faccio ricerca, però tutto sommato parto, testo, a un certo punto arrivo. Formare una persona è ben più faticoso, e tant'è vero che poi quando si parla del ritardo italiano nel formare professionalità si tiene conto che anche se iniziassimo a 100 all'ora oggi, quanti anni dobbiamo aspettare per vedere qualcosa? Come state lavorando? Ma in due battute, io devo dire, premetto, insegno all'università, quindi un mondo diciamo strutturato in senso molto classico, insegno peraltro non tanto ingegneria e robotica, insegno e-business, quindi tutta la parte economica legata poi all'applicazione delle tecnologie che sono state evocate. Da 6 anni a questa parte lavoro col Ministero, prima col MIUR, adesso si chiama MI, Ministero dell'Istruzione, perché quando è stato lanciato Industria 4.0, immagino vi ricordiate, 2016-2017, l'allora ministro Calenda aveva ipotizzato la necessità di creare, come dire, un percorso educativo o dei percorsi educativi che completassero questa idea del 4.0 in maniera esaustiva, cioè che riempissero un vuoto di competenze che effettivamente già allora era chiaramente visibile. E come università, come gruppo di lavoro, noi abbiamo identificato un percorso
che andava in una direzione abbastanza nuova. Voi sapete che l'educazione tecnica in Italia è un po' una cenerentola, no? È stata la cenerentola della formazione, questi geppetti che dovevano... Infatti si chiamava istruzione, ti do delle istruzioni. Ecco, diciamo che io sono partito dal presupposto contrario, siccome c'era una rivoluzione, il 4.0, la rivoluzione che Stefano ha appena descritto, proprio perché è una rivoluzione non c'è libretto di istruzioni. E quindi dovevamo inventarcelo questo mondo, dovevamo inventarcelo sapendo che io ho superato i 50 e quindi difficilmente sarò quello che inventa il nuovo braccio robotico. Non è che mi sottrago, però non necessariamente sono io quello che metterà le mani su questo tipo di strumentazione. Non possiamo immaginare un ciclo dell'innovazione per cui studiamo, facciamo ricerca, poi facciamo il manuale, poi no, ricadiamo. Dobbiamo cortocircuitare questo tipo di competenze e dare soprattutto a dei ragazzi che studiano una formazione tecnica strumenti per diventare campioni dell'innovazione. Noi abbiamo lavorato moltissimo con il design thinking, con queste metodologie di gestione dell'innovazione che rappresentano, se volete, la componente soft del percorso. Un'altra, solo brevissimamente, un'altra battuta. L'altro aspetto che abbiamo fatto, credo che sia utile anche per l'intervento che segue, è che noi non siamo partiti dall'idea che questa è una competenza, questa del 4.0, di alcuni, di pochi settori, high tech, digitale. Abbiamo sempre pensato che questa fosse una rivoluzione orizzontale, quindi abbiamo messo al lavoro studenti che venivano da professionalità diverse su tutti i settori, anche quelli del Made in Italy, diciamo la verità, più tradizionale, anche il cibo, la moda, provando a contaminare saperi piuttosto consolidati, per cui l'Italia è ampiamente riconosciuta, con le nuove tecnologie. Il risultato, devo dire, è stato molto superiore alle aspettative, nel senso che noi siamo partiti, me lo ricordo, nel 2017 con 5 progetti. Quest'anno fate conto che io ne seguo 130 progetti in cui io ho dei gruppi di lavoro di questi ITS, questi istituti tecnici superiori, che mettono in campo dei gruppi di lavoro, delle classi, 20 ragazzi, 10 ragazzi, cose di questo tipo, con un team di universitari che invece fa la parte, per chi ha seguito prima il gruppo di lavoro precedente, di technology assessment e di market assessment. Sta roba funziona. Questa cosa ha un valore economico, questo lo facciamo noi, loro lo fanno la parte tecnica. Due battute solamente per dirvi veramente i risultati. Noi ogni anno seguiamo appunto più di 100, ormai quest'anno sono 130 progetti con l'idea di sviluppare tecnologia. Noi non facciamo ricerca, il mondo degli ITS non è ricerca e sperimentazione, è più prendo un qualche cosa che c'è già e lo declino, lo operazionalizzo sull'esistente. Devo dire che quest'anno 5-6 progetti ci hanno dato grande soddisfazione e anche visibilità di mercato, perché davvero oggi vediamo che questi giovani sottoposti, come dire, al frullatore a cui li costringiamo, iniziano a sentirsi protagonisti. Abbiamo inventato qui in Piemonte, ci vado domani mattina, la doccia intelligente che fa il conto delle calorie e dei costi di una doccia istantaneamente e ti fa pure l'alert se tu stai... Poi diciamo, è attuale. No, è attualissimo. Sì. Te lo dico per d'inverno ed estate, perché tra siccità e gas... Qua. Lavoriamo con nuovi tessuti sostenibili derivati dalle alghe che hanno bisogno di sistemi di tessitura particolari. Abbiamo lavorato su nuove bevande ricavate da residui di altri prodotti che possono essere opportunamente riciclati con tecnologie sempre 4.0. Abbiamo lavorato su arredi e costruzioni che sono in qualche modo intelligenti, cambiano anche in termini di illuminazione a seconda dell'umore e dei desiderata degli abitanti. Insomma, abbiamo coperto tutto questo tipo di situazioni. La lezione che ho tratto io è che noi non possiamo più, da questo punto di vista, non possiamo più sottovalutare l'energia che hanno questi ragazzi, in particolare chi studia secondo o terzo anno dell'università. Dobbiamo organizzare questi cortocircuiti, ma dobbiamo farlo con dei metodi. Ecco, quello che ho imparato è che c'è un enorme bisogno di educazione al management dell'innovazione, alla rendicontazione, all'accountability, insomma,
poi le cose vanno bene, vanno male, in alcuni casi vanno molto male, in alcuni casi vanno molto bene, però dobbiamo assolutamente fidarci della capacità creativa, dell'energia di questi nostri interlocutori, perché non possiamo più immaginare una rivoluzione come quella che stiamo vivendo, con la necessità di tecnici che abbiamo, coi tempi coi quali siamo stati chiamati a operare. Questo credo che sia davvero l'indicazione che ho imparato e che voglio comunicare a tutti voi. Sui tempi, perché te lo stavo per chiedere, vai nel concreto. Stiamo dicendo che la tipologia abituale, diciamo, della formazione ha dei tempi in cui il ciclo di una tecnologia potrebbe già essere, non dico esaurito, ma... L'ingegnere medio in Italia ci sono 5 anni, di fatto ingegneria fa 3+2, diciamo, tutti quelli che chiudono a 5. Ve lo dico da genitore, ho un figlio che sta finendo il percorso, fa il 5° anno adesso, tutti fanno 5 anni. Noi oggi non solo abbiamo bisogno anche di cicli più brevi, BTS va benissimo 2 o 3 anni, ma abbiamo bisogno che all'interno di questi cicli più brevi insegniamo o costruiamo un mindset diverso rispetto alla capacità di intervenire nel reale. Noi abbiamo bisogno di insegnare a un ventenne che ce la può fare, che se gli diamo in mano qualche cosa lui lo può trasformare. Oggi io sto seguendo, ne parlavamo prima, sto seguendo un gruppo di ragazzi che sta facendo la robotica applicata a un telaista di biciclette, famosissimo, non voglio fare pubblicità, quello che faceva i telai di Bernard Hinault tanti anni fa, che adesso fa i telai di qualche famoso cantante tipo Ben Harper. Tutto il mondo va a farsi fare i telai in questa bottega a Verona, una bottega bellissima, interessantissima, vogliono un po' di robotica. Ecco, noi insegniamo ai ragazzi, diciamo, guarda che questo problema non si risolve in 8 anni, si risolve in 6 mesi. E all'inizio tutti rimangono un po' turbati, dicono, come 6 mesi? Beh, poi se parlo Amazon, che figuriamoci, ha una velocità built-in. Però quest'idea che si può fare è un'educazione che io credo in Italia sia particolarmente urgente. Noi dobbiamo dire, soprattutto ai ventenni, questa cosa si inizia e si finisce in tempo, poi si sbaglia, no? Mica tutto viene giusto, però c'è un'educazione all'osare secondo una metodologia. Ecco, fare pasticciando no, questo posso dire, non serve a nulla. Fare rendendosi accountable, cioè potendo andare indietro e dire ok, qui ho sbagliato, qui ho preso la strada sbagliata, questo invece vedo che aiuta enormemente, e in inglese diremmo fa empowerment, cioè certo, dà potere alle persone, dà potere ai giovani individualmente e collettivamente. Questo mi sembra un aspetto importante, quello che dicevi tu, dobbiamo costruire dei caratteri pronti a questo tipo di avventura. C'è un tema, tu hai citato la rendicontazione e l'accountability, e a me venivano in mente i territori, no? Perché poi quanto è diverso crescere in un territorio che magari storicamente ha fatto qualcosa, e quindi l'ITS magari proporrà un progetto su come dire, c'è una linea che a volte viene seguita, a volte no, ma me lo segno per... La cosa bella dei panel con ben assortiti, e non è merito di chi li modera, è che si fanno gli assist da soli, no? E quindi il professore parlava, cioè non è preparato, ma il professore parlava dell'importanza, l'empowerment, eccetera. Io, oltre alla fiducia, vorrei i soldi, e quindi c'è CDP Ventures che... Davvero, anche quello che abbiamo visto stamattina nella sala Fucine. È davvero, cioè, fortunatamente un po' di cose stanno cambiando in questo paese, parte del progresso anche nella capacità di fare un aumento di capitale e poterci credere, anche merito dell'intervento di CDP. In che modo è possibile creare imprese seguendo un po' questa filosofia molto concreta, no? Molto... Sì, anche noi partiamo dai talenti scientifici, talenti imprenditoriali, e costruiamo nuove aziende. Quindi CDP Venture Capital si occupa di finanziare direttamente e indirettamente la creazione delle start-up, che sono poi dei veicoli per commercializzare prodotti e tecnologie innovative. Mm-hmm. Oggi CDP Venture Capital, abbiamo sentito stamattina dalla nostra presidente, ha in gestione più di 2 miliardi e mezzo, e presto aumenteranno.
E in particolare, sempre riferendoci, diciamo, alla competenza più tecnica scientifica che poi dà vita a queste tecnologie che vivono dentro queste imprese, all'interno della nostra strategia noi abbiamo deciso di creare un fondo, il fondo di trasferimento tecnologico appunto, che va proprio a pizzicare ricercatori, ricercatrici, studentesse, studenti che hanno voglia di valorizzare i loro trovati, la loro competenza attraverso la leva imprenditoriale. Ed è un tema molto importante perché in questo caso ci sono numeri molto positivi in Italia, nel senso che la ricerca scientifica esprime dei posizionamenti molto importanti a livello internazionale, in particolare nella robotica. Stefano sa che la nostra comunità scientifica è seconda al mondo per pubblicazioni e per referenze rispetto ai trovati scientifici prodotti. C'è però un paradosso che vive rispetto cosiddetto buona ricerca, poca impresa. Uh-huh. E quindi noi andiamo proprio ad agire su questo gap di mercato, andando sostanzialmente a immettere nell'ecosistema sicuramente soldi, però lo metto per, come secondo punto, perché poi sì, i soldi sono necessari ma non sufficienti, certo, a certo, creare delle iniziative. Quindi in primis quello che mettiamo nell'ecosistema sono delle infrastrutture di innovazione, perché il professore lo diceva prima, Stefano diceva, bisogna creare metodo sistema, e queste infrastrutture sono veramente dei ponti, delle autostrade, degli aeroporti che aiutano il ricercatore e lo studente ad avere un percorso strutturato, sistematico, ripetibile, scalabile, per prendere la sua idea, sviluppare un prototipo, creare un'azienda e testarla sul mercato. E quindi come facciamo a creare queste infrastrutture di innovazione? Sono sostanzialmente delle connessioni, connettiamo tutti gli attori che sono fondamentali per effettuare un trasferimento di competenza, di know-how, di talento, di tecnologia dall'università al mercato. E in particolare lo facciamo collaborando con le migliori università, le federiamo sul tema della robotica, abbiamo federato le migliori e dell'automazione industriale, quindi su tutto il tema dell'industria 4.0 abbiamo federato i migliori centri di ricerca italiani, Istituto Italiano di Tecnologia, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Federico II di Napoli, Università di Verona. Perché le federiamo? Perché è importante creare una massa critica di progettualità e complementare le competenze scientifiche, i talenti che vivono in maniera un po' frammentata all'interno della nostra struttura scientifica, in modo tale da aumentare la potenzialità e il valore delle proposte. Secondo elemento, connettiamo le università con dei partner di imprenditorialità, anche questo Stefano lo diceva prima, è importante, il talento scientifico è il presupposto, ma poi per arrivare sul mercato hai bisogno di un complemento manageriale e nel nostro caso imprenditoriale. E quindi la capacità di capire l'impatto che la tua visione tecnologica può avere nel mondo e come questo impatto lo devi generare. E quindi ci sono partner molto qualificati. Terzo elemento, le aziende, il sistema industriale, che aiuta i ricercatori, gli studenti sin da subito a sviluppare dei prototipi, quindi competenze industriali, ma soprattutto anche canali di mercato, per avere degli use case su cui far vivere poi e avere metriche. E poi ultimo elemento e fondamentale sono i fondi di venture capital, che quindi a questo punto finanziano e danno chiaramente la possibilità a questi trovati di avere dei respiri nazionali e poi ci auguriamo internazionali. Noi ad esempio queste infrastrutture di innovazione sono i poli nazionali di trasferimento tecnologico di CDP Venture Capital. Ad oggi noi ne abbiamo lanciati due che sono già operativi sulla robotica, RoboIT che ho appena citato, di cui vi do qualche risultato. Abbiamo lanciato Tech for Planet, che è un polo nazionale di trasferimento tecnologico sulla sostenibilità ambientale. E il 4 ottobre, tra l'altro, a Milano, proprio al Politecnico di Milano, qui vedo Enrico De Lucchi, l'amministratore delegato di PoliHub, presenteremo i primi risultati di questa iniziativa. E in più sono in fase di avvio altri tre poli, uno sul biotech, uno sulle tecnologie dello spazio e uno sull'agritech food. Quindi, diciamo, creare un sistema che vive sostanzialmente distribuito sui territori, che faccia sistema sulle eccellenze italiane, eccellenze scientifiche, industriali, e su cui il capitale chiaramente è un acceleratore
che però vive su infrastrutture che consentono effettivamente poi di parlare col mercato davvero. Di parlare col mercato davvero. E qual è il, prima citavamo diciamo la, la complessità, no? Del, del formare anche una testa scientifica, una mente particolarmente brillante su alcune materie, che però magari non ha una gestione, non ha una visione imprenditoriale, non ha una, un, un'abitudine, in che modo queste infrastrutture che citavi possono aiutare, no? Perché poi il ricercatore deve fare il salto se diventa imprenditore, no? Sì, una cosa fondamentale è già il meccanismo di allineamento, perché il nostro finanziamento non è un finanziamento grant, ma è un finanziamento equity, quindi che significa che nel momento in cui il ricercatore lo riceve prende un impegno di costruzione di un valore attraverso la creazione di una società in cui ha una responsabilità, in cui gli vengono dati degli obiettivi di business, chiaramente seguito e supportato da tutta una serie di partner e di supporti, diciamo, di formazione e di supporti consulenziali. È l'attività più difficile, perché poi se non c'è la persona la tecnologia non si muove e purtroppo per fare startup tu hai bisogno di mobile people e mobile technologies, no? E di cicli brevi soprattutto. E quindi quello che insegniamo, sempre per riprendere questi temi che poi valgono anche nel fare impresa, quello che insegniamo a, a, ai candidati imprenditori, scientifici in particolare, è quello di non tendono chiaramente a focalizzarsi molto sulla, sulla soluzione, perché loro sono persone che studiano per anni lo stato dell'arte della singola tecnologia, del chip, del processo chimico, no? E sono delle eccellenze e quindi vedono poco chiaramente il problema, che è, la, che è il problema e il bisogno di mercato, e quindi li aiutiamo ad avere un percorso di testing, di confronto con il mercato per generare una vera utilità e un vero senso che poi alla fine genera anche valore economico. Certo, e deve poi rientrare, perché così sperabilmente CDP Ventures farà altri investimenti, perché poi anche, anche quello è un obiettivo ovviamente. Abbiamo citato tutti il metodo, in effetti conosco poche aziende come Amazon ossessionate dal metodo, no? Alcuni esempi sono famosi, anche proprio sulla gestione della vita aziendale, le riunioni con non più di l'abolizione dei PowerPoint, tutte cose che Stefano ci può confermare. Ti chiederei di portarci dentro il metodo che invece porta a risolvere un problema appunto in un magazzino, in una, cioè come funziona la costruzione di un nuovo robot, che cosa fate anche qua a Vercelli? Sì, innanzitutto da dove partiamo? Partiamo dall'attenzione per i nostri dipendenti e per i nostri clienti, cioè come possiamo continuamente migliorare le condizioni lavorative e come possiamo offrire un servizio sempre migliore ai nostri clienti. E quello è il principio che noi in Amazon chiamiamo working backwards, quindi partire dalle necessità, delle esigenze dei nostri dipendenti e dei nostri clienti e in base a questo andare a capire come possiamo migliorarne le attività quotidiane o come possiamo migliorare il servizio che offriamo. Nel momento in cui andiamo a identificare il problema o la, l'opportunità che c'è da risolvere, è lì che entra in gioco da un lato il laboratorio di ricerca Vercelli e dall'altro la collaborazione con questi centri di ricerca, università, ITS, per andare a individuare quali sono le tecnologie che possiamo mettere in campo per risolvere quel problema. Quello che facciamo quindi è partire in piccolo, partire da un piccolo prototipo che testiamo qui nel centro di ricerca, un piccolo braccio meccanico, un piccolo gripper, e da lì fare un processo di scale up, che consiste nel passare da un'idea a un prototipo, a un'intera macchina industriale, che andiamo a testare nel centro di ricerca per assicurare che abbia tutti i requisiti di sicurezza, affidabilità e di manutenibilità. Il concetto che diciamo spesso è complesso e facile, semplice e difficile, cioè creare una macchina complessa
non ci vuole niente. Creare una macchina che sia usabile dai nostri dipendenti, che sia manutenibile, è molto più complesso. Ed è per quello che è fondamentale la continua interazione con i nostri operatori, con i nostri manutentori, per capire come possiamo creare una tecnologia tecnologicamente sofisticata, ma che abbia innanzitutto un'interfaccia semplice con il nostro operatore, ma anche che abbia tutto il set di, e il corredo di training, di formazione che possiamo dare ai nostri dipendenti per insegnare loro come gestire quella tecnologia. E posso fare anche un esempio molto, molto pratico. Una delle tecnologie forse più conosciute in Amazon è quella che chiamiamo AR, Amazon Robotics, che sono questi piccoli oggettini arancioni che si muovono nel magazzino, che assomigliano a dei Roomba, gli aspirapolvere per casa. Questi oggettini che avete anche comprato, diciamo, questi oggettini non puliscono i nostri magazzini, ma quello che fanno è portano le merci dei nostri operatori. Quindi perché li abbiamo sviluppati? Perché nei magazzini tradizionali, quando l'operatore deve prelevare un prodotto che è stato ordinato da un cliente, deve camminare parecchio all'interno del magazzino prima di andarlo a identificare e poterlo prelevare. Adesso invece la tecnologia Amazon Robotics ci consente di portare il prodotto verso l'uomo, quindi non è l'uomo che va al prodotto, ma è il prodotto che va verso l'uomo, grazie alla tecnologia. E quindi questi robottini aiutano a evitare queste lunghe camminate. E ovviamente nel momento in cui andiamo a implementare questa tecnologia che ha rivoluzionato il modo di fare inventario, dobbiamo anche insegnare ai nostri operatori e ai nostri manutentori come usare questa tecnologia, come aggiustare i robot che non funzionano. Tant'è che oggi in Amazon ci sono centinaia, forse migliaia di area managers, tecnici di manutenzione, che sono tutte nuove figure professionali, nuove competenze, che lavorano insieme a queste tecnologie al servizio dell'uomo. E posso fare anche qui un esempio. Quello che noi chiamiamo AR Technician è una figura che dispone di una serie di strumenti, di mappe virtuali del magazzino, in cui puoi seguire in maniera istantanea tutti questi Roomba che si muovono nel magazzino e capire se uno di questi ha un problema, ha un guasto, bisogno di manutenzione, e in quel caso capire come andare a ripararlo. Quindi fondamentalmente, come dicevo, il principio fondamentale è partire dal capire come migliorare le condizioni operative ai nostri dipendenti, da lì fare questo processo di scale up da un'idea, da un prototipo, e finire sempre con i nostri dipendenti. Quindi si parte dai nostri dipendenti e finiamo con i nostri dipendenti per avere un feedback da loro, per assicurarci che la tecnologia che abbiamo implementato assolva effettivamente a quella funzione e risolva i loro problemi. Quindi è un circolo chiuso in cui ascoltiamo i nostri dipendenti e ne miglioriamo in questo modo le condizioni operative del day to day. Comunque io ho guardato il vostro annuncio di oggi e ci sono vari prodotti, vari strumenti che avete sviluppato negli anni. Non c'è ancora il picker, il famoso picker. Quando ho visitato negli anni i magazzini di Amazon, l'ossessione era il picker, ma non è stata ancora risolta, no? Il picker è quello che prende con una mano robotica, ma è ancora troppo complicato evidentemente. Quello è un esempio eclatante di un'attività così facile per un uomo. Prendere un bicchiere o prendere un prodotto è una cosa che si impara da bambino. Per una macchina non è così facile. Proprio per questo utilizziamo le macchine per i compiti più tediosi, più ripetitivi. Prendere da A e portare a B tutto il giorno. Spostare un pallet, spostare un contenitore. E lasciare invece all'uomo queste mansioni più sofisticate e complesse in cui possono utilizzare le loro capacità. Sulla robotica, torno da CDP, allora l'Italia, e poi parliamo a Torino, quindi insomma in questa regione c'è davvero l'eccellenza da Comau a tanti altri, in che modo, quando c'è una richiesta di mercato così forte, no? Perché tutti se ne stanno occupando, in che modo un braccio dello Stato può intervenire ed essere, diciamo, competitivo, no? Nello sviluppare questa filiera. Sì, noi attraverso questi poli chiaramente non siamo gli unici investitori. Certo.
e quindi creiamo sostanzialmente un'opportunità di mercato convogliando all'interno di questi poli finanziamenti privati, ad esempio nel caso della robotica, e quindi c'è un tema di competitività perché chiaramente ci sono una molteplicità di attori e di competenze che ci supportano nella valutazione di quelle che sono le migliori soluzioni che possano rispondere al mercato e garantire quindi il maggior ritorno di capitale sui nostri investimenti. Nel caso del polo della robotica di RoboIT, noi abbiamo creato questa infrastruttura di innovazione con un investimento iniziale di 10 milioni di euro, a cui si sommano ulteriori 30 milioni di euro investiti in fondi di venture capital di mercato specializzati sulla robotica, proprio a creare una filiera di investimento che parta dal supportare l'idea fino all'investimento che fa scalare l'azienda a livello internazionale. E questi 40 milioni di euro, quindi 10 più 30, hanno già generato un effetto leva del 2x sul mercato. E quindi questa è la migliore garanzia effettivamente per un'operazione di questo tipo di rimanere competitiva e portare qualità sul mercato. Ok, tempi avevamo detto ancora all'inizio e metodo l'abbiamo un po' visto. Torno su quella parola che mi ero salvato, accountability, no? Cioè il rapporto con il territorio. In questa terra, per esempio, è nata l'automobile, no? E quindi è chiaro che le professionalità anche di generazione in generazione guardano lì. Poi tantissimi, in verità, proprio in questi giorni, in queste settimane, capiscono che il mondo cambia e quindi, per esempio, dall'automotive pura si spostano sull'aerospazio, perché alla fine sanno e capiscono che le tecniche possono essere affini. Domandona, ma poi siamo in chiusura, quindi ci sta. Che cosa dice la geografia? Cioè, domanda a un professore. Che cosa dice la geografia delle cose che sappiamo costruire? È una domanda, un domandone, però provo a... È una domanda estremamente pertinente per chi fa il mio mestiere o per chi fa finanza o per chi fa high tech in senso stretto. Il nostro è un paese che ha prosperato anche nei campi più tecnologicamente evoluti grazie a una provincia molto vivace. Io sono nato nel nord-est, adesso vivo metà della mia vita a Milano, ma insomma il nord-est è un esempio, la Lombardia è un esempio, la Toscana è un esempio, forse Torino un pochino più chiaramente ha un centro gravitazionale più netto, ma insomma gran parte dello sviluppo economico dagli anni 70, 80, 90 fino al 2010 noi l'abbiamo ritrovato soprattutto nelle energie, nei saperi, nella vitalità imprenditoriale di un mondo, lasciatemi dire, provinciale. Guardate che non faccio parte anch'io di questa roba qua. Non c'è nessun atteggiamento di giudizio negativo, anzi. Questa provincia dal 2000 in poi, da quando abbiamo iniziato a parlare di economia della conoscenza, si è trovata un po' spiazzata, perché questa economia della conoscenza, che tutti salutavamo come un momento di crescita, di libertà, di valorizzazione dei talenti, è un'economia che tende a concentrarsi in maniera molto molto chiara attorno a poli metropolitani. Oggi noi vediamo che non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti c'è un enorme desiderio di riportare qualità tecnologica, attività manifatturiera intelligente anche in provincia. Se voi, immagino che tutti voi seguiate, ma insomma il New York Times 2 giorni fa ha fatto un enorme articolo molto documentato sul rilancio della manifattura high tech negli Stati Uniti. In Europa avete seguito la vicenda di Intel, che adesso poi a me riguarda direttamente perché lo fanno questo stabilimento di chip, l'investimento di 40 miliardi, in Italia arriveranno 2 miliardi a Verona, no? Perché proviamo a rimettere tecnologia, non necessariamente la mettiamo all'interno di spazi metropolitani. Allora, arrivando alla domanda, noi abbiamo un doppio, adesso lui è già a Vercelli, quindi lui ci ha già dato una soluzione, però noi abbiamo un tema su cui lavorare, cioè
da un lato sviluppare le tecnologie che devono essere di punta, magari il braccio che fa il picking in automatico e che riusciremo a vendere in centinaia, migliaia di pezzi in giro per il mondo, ma abbiamo anche un problema di riportare questa creatività, questa qualità tecnologica all'interno di un tessuto manifatturiero che, guardate, il mondo ci invidia, perché il mondo, quando parla di Made in Italy, parla di un'industria su misura, fatta magari di serie più limitate, di prodotti pensati e concepiti anche immaginando utilizzi sofisticati, particolari. Ecco, noi dobbiamo prendere questa tecnologia e inserirla in dosi non omeopatiche, in dosi massicce in alcuni casi, all'interno di un tessuto industriale che, o manifatturiero meglio, che ne ha bisogno, ma dobbiamo in qualche modo convincere a fare un upgrade. Ecco, dico questo perché non ne va solo la qualità tecnologica del nostro tessuto imprenditoriale, non ne va neanche solo la nostra forza economica. Vi ricordo che noi facciamo comunque 500 miliardi di export, 60% sono macchine, eccetera, eccetera, ma il 40% sono prodotti che noi non chiamiamo high tech, chiamiamo medium o low tech. E su questi dobbiamo fare un esercizio, perché demograficamente non ci stiamo più dentro su questa vicenda. Ma ne va anche, lasciatemelo dire, un po' della nostra cultura, cioè questo nostro modo di produrre è stata una cifra emblematica di un modo di stare nella divisione internazionale del lavoro, questo è certo, ma anche un nostro modo di proporci al mondo, di dire al mondo che come si può vivere oltre che come si può lavorare, no? L'Italian way of life, tutte queste cose qua che conoscete benissimo. Quindi oggi per noi la sfida è duplice: da un lato quello che ci ha detto, secondo me, giustissimamente CDP, e cioè provare a prendere delle tecnologie, coltivarle e rilanciarle, ma anche dall'altro, ma mi sembra che sia nelle corde anche vostre o di quello che abbiamo sentito, di dare oggi qualità a un mondo che chiede di poter rimanere sul mercato, un mondo di provincia, ripeto, non c'è nulla di dispregiativo in questo, anzi, un mondo che dice: io ho sempre lavorato qua, perché mi volete sradicare? Certo. Ecco, noi non lo dobbiamo sradicare, gli dobbiamo dare strumenti per fare meglio quello che faceva in una certa maniera, immaginando di proiettarlo nel futuro. E anche, aggiungo io e chiudo, perché questo è ancora il metodo che almeno in questa parte del mondo è il migliore per mantenere dei margini, perché poi la verità è che sì, tutti invidiamo i margini. Beh, insomma, Amazon è, guardavo Stefano pensando al tech, ma Amazon è molto world intensive, no? Quindi diciamo i margini spesso sono complicati, ma non abbiamo Google, non abbiamo Meta, però i margini che può fare un bel mobile sono ancora interessanti, e quindi dobbiamo proteggerli. Grazie Claudia, grazie Stefano, e grazie Stefano, grazie a voi soprattutto. Puntualissimi, chi vuole rimanere qui può rimanere qui per il prossimo incontro, chi invece vuole andare altrove o a bere un caffè può uscire di lì. Questo ho dato anche le informazioni di servizio. Grazie.